Torna alla vittoria casalinga il Bari dopo un mese e mezzo a regalare i 3 punti, un gol del rumeno Stoian. Bene, davvero bene, perché fino al gol vittoria di Stoian la regina aveva chiuso il Bari nella propria metà campo impedendogli quasi di respirare. Tana libera tutti del rumeno, fino a quel momento non impeccabile a conferma del periodo di appannamento dell'attaccante scuola Roma, ma quando serve lui c'è, è la quinta rete in stagione ed è ancora una volta un gol pesante. Tolto il primo quarto d'ora di buon Bari e il colpo di testa di Dos Santos, il resto della gara è un monologo dei calabresi. In avanti mancano Bonazzoli e Campagnacci, ma le loro assenze non si avvertono affatto perché la regina sa essere comunque imprevedibile con la tecnica di Viola e la rapidità di Ragusa. Meriterebbero anche il gol che a sorpresa arriva invece dalla parte opposta. L'imbeccata di Romizzi è col contagiri, la posizione di De Falco è regolare, sinistro al volo e palla nel sacco. Al passivo non ci sta proprio la squadra di Gregucci, che ci prova in tutti i modi pur di pareggiare. È soprattutto nella ripresa che la difesa biancorossa va in barca. Tenta e ritenta, alla fine il gol arriva. Viola sfugge al controllo di Borghese. Palla lunga per Armellino, destro al volo per l'1-1 della regina. Sempre Armellino potrebbe fare il bis poco più tardi. Due occasionissime per lui, ma in entrambi i casi la conclusione è fuori misura. Il Bari stenta a venire fuori dalla propria metà campo. Sembra come in apnea e quel galà che dovrebbe creare superiorità numerica dalla cintola in su si vede solo a tratti e neppure con grossi risultati. Non resta che sperare nel punticino, invece ecco la rete che non ti aspetti. Garofalo fa il matto sulla sinistra, il suo cross premia l'incornata di Bogliasino. Zandrini non trattiene, il più veloce di tutti è Stoian che firma il 2-1 e regala 3 punti da favola ad un Bari più cinico che spettacolare. È la risposta migliore dopo la nuova penalizzazione che porta a -4 il conto dei baresi. Oggi sarebbero a 3 punti dai playoff e invece tocca ancora mettere da parte i sogni di gloria. Prossimo impegno in trasferta, sabato si va ad Empoli.